non mi prende male se mi sveglio solo, se so che mi costerà sempre di più per poter spiccare il volo. E non mi incazzo più per le solito in processione, tanto che guida non ti fila, fa la fila, c'è sempre uno un poco col coglione. E ore, e ore, e ore, e ore, non realizzo se il tempo non passa per il traffico o per il cannone. Intanto schippo l'hip hop dal dub al reggae che intanto t'aiuta, ricordo diventa come Negril, perché viaggio con la musica, sono etero, per scelte e convenienze mi fanno passare per pazzo se la voglia di lavorare non mi passa col cazzo. E non mi sento malato né un drogato e tanto meno una vittima, ma come uno che cerca una corda e se non la trova poi si picca. Quindi non mi rode il culo qua dentro in ufficio, infatti ho fatto patto col demonio per sorridere anche a chi vorrei ucciso. Per raggiungere un obiettivo ci sono i compromessi, ti faccio davanti a me che l'obiettivo qua è arrivare a fine giornata, capito, sorrisi d'occasione, non sempre sono ruffiani e in fondo sono solo un'assicurazione per il domani, che poi se ci pensi è un po' come essere gay, per pararti il culo oggi non puoi essere chi sei. È il vestito buono del lunedì, quello della domenica da chiesa che metti lì, e poi il vestito da lavoro e quello da frastuono che mi fa più uomo ma poi non so più chi sono. È il vestito buono del lunedì, quello della domenica da chiesa che metti lì, che adesso mi vanno stretti e non sono proprio più buoni, perché come i tuoi valori mi stringono ai coglioni. Riapro gli occhi ogni mattino col fastidio della luce diffusa, come quella che entra in garage quando orecchi con la saranda chiusa. E scusa se non è una scusa, ho trovato qualcosa che davvero mi aiuta, non pensare che tutto è una merda, in tutti i problemi poi t'aiuta l'erba. Anche perché crescere vuol dire cambiare mentalità, anche se purtroppo oggi chi cresce perde personalità. Chiunque nasce, cresce libero, ha una sua volontà, cresci libero, si va nel canone della tua società. E certe volte in fondo penso che a cama fondo mi porterà, anche se il fondo che uno tocca è soltanto tuo limite che si dà. Quello che non vuole a volte lo contrasta con ciò che fa, e più mi lamento più mi accorgo che non ho le palle per andarmene da qua. Pure sarà nell'indole delle persone stanno aspettare piuttosto che cercare un futuro migliore. Forse sarà che uno non sa contenta, vuole sempre di più.